Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il tattico Reaper, Black ovviamente, della Invader Gear. Let's go! Questo nuovo plate carrier di Invader Gear è stato sviluppato per ricoprire la funzione di gilet tattico, leggero, multifunzionale e a basso profilo. È già provvisto di un portacaricatore triplo qui sul davanti, attacchi molle tagliati al laser, quindi veramente veramente ben fatti, resistenti e facili da utilizzare, che ci permettono quindi di andare ad attaccare una serie di tasche supplementari e quindi personalizzare il nostro tattico come meglio riteniamo, e velcro, come potete vedere, sia sul davanti per attaccare tutte le nostre patch che nella parte posteriore, dove anche qui possiamo attaccare tutte le nostre patch, il nome della squadra, eccetera eccetera. Una delle prime cose che si notano avvicinandosi appunto a questa bellezza, oltre al fatto che i materiali in cordura che compongono tutto il corpo del tattico sono veramente ben realizzati, è che gli attacchi delle spalline, sia del plate frontale che del plate posteriore, sono nella parte più interna del tattico. Questo ci permette di adattare meglio il tattico alle nostre esigenze, in quanto quando andiamo a inserire le piastre balistiche all'interno appunto del giubbotto, queste non ci vanno a comprimere come succede normalmente quando ce lo andiamo a stringere addosso, ma rimangono esterne, svolgendo la loro funzione a dovere, ma soprattutto rendendo il tattico comodo e funzionale. Tra le prime cose che saltano all'occhio sul tattico ci sono sicuramente le tasche portapiastre laterali, cosa molto italiana per così dire, che non è molto presente invece all'estero. Anche queste veramente ben fatte, ma soprattutto che permettono, nel caso voi non ci vogliate mettere una piastra, appunto di trasportare determinati oggetti e accessori che normalmente non trovano posto all'interno di tasche portacaricatori o utility. Io che l'ho provato ho trovato molto comodo mettere all'interno un taccuino, un abiro della cancelleria generale, magari le mappe quando dovevamo fare navigazione. Nell'altra tasca invece è molto comodo, soprattutto perché, come spesso accade in questo periodo tra l'altro, piove spesso e quindi avere un keyway pronto all'utilizzo direttamente sul tattico evita di dimenticarselo a casa e ci permette quindi di portarselo sempre appresso. Vi parlavo prima delle regolazioni, su questo tattico sono particolarmente semplici e intuitive, questo per due motivi principali. Primo tra tutti è la presenza ovviamente dei strap al velcro sul davanti del tattico, che quindi ci permette di regolarcelo addosso in maniera semplice ma soprattutto veloce, senza avere i soliti inghippi che si possono avere con alcuni di quei tattici che hanno gli attacchi sul lato, ma soprattutto, cosa che io personalmente essendo abbastanza alto trovo tediosa, regolare le spalline in maniera semplice e veloce. Questo grazie al fatto che anche queste ultime vengono regolate con degli attacchi al velcro, che sono quindi semplici da regolare, rimangono in posizione senza quindi dover andare a tirare o mettere a posto dei fili o dei cavi. Sempre sulle spalline sono provviste ovviamente questi pratici anellini in velcro che ci permettono di farci passare il tubo del camelback oppure un cavo per la radio, ma soprattutto se come me usate la cinghia a un punto che quindi vi si va ad attaccare sulla parte posteriore del tattico, potete far passare direttamente il vostro cavo all'interno del copriattacchi per le spalline e farvelo arrivare direttamente sul davanti, in modo tale che quando vi andate a sbattere il fucile sulla schiena quello rimanga in posizione, non vada quindi a sforzare più di tanto un moschettone che dovreste inserire voi successivamente o degli altri attacchi fatti un po' in casa. Altro vanto di questo tattico sono sicuramente la miriade di attacchi molli presenti su tutto il corpo del tattico, che ci permettono quindi di andarlo a riempire con qualunque tasca o accessorio di cui noi avremo bisogno, quindi portaradio, zaino, zaino porta camelback, eccetera eccetera eccetera. Rende il tattico quindi versatile ma soprattutto customizzabile a seconda delle nostre esigenze. Come vedete a inizio video, questo tattico vanta di essere molto leggero, questo dato dal fatto che in più punti è stato alleggerito dei materiali non necessari, in quanto la cordura è estremamente ben fatta e resistente, e soprattutto visto che è tagliato al laser è stato possibile alleggerirlo di tutti i componenti non necessari, rendendolo resistente, pratico ma soprattutto versatile. Altro grosso vantaggio di questo... Ma siete scemi? Cosa che non vi ho detto prima, che è un piccolo tocco di classe, è la presenza del maniglione per il trasporto del ferito posto qui dietro, che dà quel tocco di realismo in più che non guasta mai. Visto che ve l'ho già citato più volte, spendo due parole sul taglio al laser. Molte persone ritengono che la tecnica costruttiva del taglio al laser renda il tattico sì più leggero, ma anche più facile a rotture e usure. Beh, questa è una sciocchezza, in questo caso soprattutto, in quanto se fatta con materiali di qualità, questi sono resistenti quanto anche i passanti cuciti sopra l'esterno del tattico alle volte. Zombie, plants. Perché plants può essere inteso come la pianta. Questa qua non è una pianta, è erba. Ma perché? Cioè, cos'è? Un product placement della roba del negozio, questa qui. Spray tattico. Taglia unghie tattico. Il tattico ovviamente è disponibile in vari colori, tra cui il black come questo, il multicam tropic,
molto carina, ovviamente anche multicam. Ovviamente c'è anche in Ranger Green, che è uno dei miei colori preferiti, tra l'altro. A me dà molto questa vibe un po' post-apocalittica. E infine l'olive. Ta-da! Questa è la serie completa. Torniamo al black, però, che si sposava meglio con questa fantastica camicia. Bene, direi che possiamo passare alle conclusioni finali. Arrivando quindi alle conclusioni finali, ragazzi, avete davanti un tattico estremamente versatile, resistente, ma soprattutto leggero, che non è una cosa da sottovalutare, in quanto noi nel softair lo sappiamo bene. Molto spesso ci troviamo a dover correre con tanta attrezzatura e bisognerebbe cercare, perlomeno, di ridurre al minimo i pesi trasportati per essere il più veloci e prestanti possibile. Inoltre, grazie al copioso numero di passanti al molle tagliate al laser, oltre a poter appunto aggiungere tutte le tasche e accessori di cui avete bisogno, sarete sicuri che questi non andranno a sballonzolarvi in giro per il tattico, ma rimarranno belli aderenti e belli compatti, attaccati al vostro bel corpicino. Senza dover aver paura quindi di perdervi per strada delle cose che non sono state ben attaccate al vostro tattico, che è sempre spiacevole. Tipo perdere una pistola in mezzo a un bosco, no? Giuseppe? Anche a regolarvi addosso il tattico sarà estremamente semplice, grazie agli attacchi col velcro che vi rendono semplice ma soprattutto veloce poterlo regolare. Non ci saranno quindi tutte le scomodità che accadono con i soliti tattici economici, tipo quelli che vi tagliano il collo o che non vi si bloccano bene sulle spalle. La comodità prima di tutto. Tirando quindi le somme, questo è il tattico perfetto per chi ricerca leggerezza, compattezza ma soprattutto resistente, con tutte le caratteristiche e le qualità di un tattico di fascia medio-alta. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questa bellezza. Se siete interessati a venirlo a provare, passate dal 6 mm che vi aspettiamo con le braccia aperte e un sacco di voglia di conoscervi. A proposito, ringrazio il fan che ha chiamato qualche giorno fa e ha voluto parlare con me, perché sono sempre cose che fanno piacere. Non sappiamo il tuo nome, scrivi un commento qua sotto che ti lasciamo un cuoricino. Quanto siamo dolci oggi. Bene, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay hungry!